Ciao ragazzi, benvenuti sul Bunker Wild. Quanti di voi hanno nella propria rastrelliera un fucile calibrato Magnum? Sarete sicuramente in tantissimi. Quanti di voi utilizzano un fucile con camera Magnum? Quanti di voi utilizzano a caccia munizionamento Magnum? E qui casca l'asino. Sarete veramente in pochi, almeno che non fate un tipo di caccia specifica. Però avere del munizionamento Magnum per il nostro fucile dovrebbe essere in teoria qualcosa che accompagna le nostre giornate di caccia. Logicamente dipende dal tipo di caccia che noi staremo facendo. Però se siamo su una caccia generica o se siamo su una caccia comunque a prede di un certo livello, che magari insidiamo però ad una distanza dove non si rende necessario il munizionamento Magnum, in quel caso avere qualche cartuccia Magnum da utilizzare come tiro di recupero, perché una cartuccia Magnum con una numerazione più grande di palline e magari con più palline, fa la differenza. A questa domanda personalmente posso dire che oltre il 90% delle mie munizioni, di quelle che utilizzo normalmente, sono Magnum, ma questo perché utilizzo un calibro 410, ma nel calibro 12 o nel calibro 20 non c'è questa abitudine di sfruttare, diciamo, al massimo delle potenzialità l'arma che si possiede, logicamente legata alle condizioni di caccia. Non andremo ad utilizzare una cartuccia da 33-34 grammi in calibro 12 per cacciare le allodole, vi faccio un esempio, però in determinate situazioni sicuramente una cartuccia più grammata che permette di utilizzare una numerazione di pallino più grande potrà andare a risolvere delle situazioni che solitamente con munizionamento standard neanche pensiamo di affrontare. Vi faccio un esempio: durante la caccia al colombaccio una cartuccia di recupero Magnum può avere il suo perché, anzi ha sicuramente il suo perché. Una cartuccia per la caccia alla lepre in montagna Magnum, al di là del calibro che noi comunemente andiamo a utilizzare, ha sicuramente un suo perché. Spesso però c'è questo modo di dire. Vi porto ad esempio chi caccia col calibro 20, utilizzano munizioni da 24 grammi per le cacce più leggere, da 27-28 grammi per le cacce, diciamo, più pesanti, come può essere la caccia al colombaccio. Se devono utilizzare una cartuccia da 34-35 grammi Magnum, non la utilizzano e sento dire: se devo sparare 33-34-35 grammi, utilizzo un calibro 12. Niente di più inesatto, poiché il calibro 12 resta il calibro 12, poiché con munizionamento Magnum si possono usare grammature da 46, 48, 50 grammi, ma si va spesso a confondere, o meglio a paragonare, il munizionamento Magnum di quel calibro lo si va a sovrapporre al munizionamento standard del calibro maggiore. Ma ogni calibro ha una storia a sé. Se io vado con il calibro 20 per la caccia al colombaccio, normalmente utilizzo 27-28 grammi, nulla mi vieta di avere, se il mio fucile è Magnum, e sicuramente il mio fucile sarà Magnum, specialmente se utilizzo un semiautomatico, dicevo, di avere del munizionamento da 33-34 grammi in piombo 5 da poter utilizzare come cartuccia di recupero. La metterò come terza canna. Nessuno me lo vieta. Non devo avere un calibro 12 a fianco, cioè mi basta il mio calibro 20. Se invece caccio con il calibro 12 e uso normalmente munizionamento da 36-38 grammi, nulla mi vieta, anzi farò benissimo ad avere una terza canna, magari di 46-48 grammi, da usare come cartuccio di recupero per i colombacci che si allontanano. Quindi non confondiamo la parte Magnum, non commettiamo l'errore di andare a sovrapporre la parte del munizionamento Magnum che riguarda un calibro con il munizionamento standard del calibro superiore. Poiché è una cosa errata, una cosa che non ha senso. Il calibro 20 utilizza questa grammatura da A in bossola da 70, da A in bossola da 76. Il calibro 12 utilizza un'altra grammatura da A con bossola da 70, da A con bossola da 76 o addirittura con bossola Super Magnum. Quindi dobbiamo riuscire a distinguere
e a separare le due cose, perché sono due cose completamente diverse. Molto probabilmente una cartuccia Magnum del calibro 20 che andrà a sforare nella grammatura standard del calibro 12 sicuramente non avrà quelle prestazioni, ma vi assicuro che si avvicinerà tanto a quelle prestazioni e ci permette di utilizzare questa grammatura anche nel calibro 20, rimanendo con lo stesso fucile, andando a cambiare soltanto la munizione. E quella che vedremo oggi sarà una munizione calibro 12, ma Magnum in bossolo da 76, una 46 grammi, il piombo 5, ideale come cartuccia di recupero, oppure come prima canna per un tiro long range su prede, resistenti su prede di un certo pregio. Vediamo insieme questa carica. Per questa ricetta abbiamo bisogno di un bossolo Magnum, bossolo calibro 12 da 76 con innesco 688. Questo è un assetto che è stato realizzato e bancato dal Trobig. Alla fine vedremo la bancatura, vedremo i risultati della prova in canna monometrica. Allora, per questa 46 grammi avremo bisogno di 2,10 g di polvere a zero. Contenitore sarà un contenitore della Baschieri, uno Z2M H18, sul quale andremo a mettere i nostri 46 grammi di piombo 5, 46 grammi che ci permetteranno di fare un bel tiro, bello lungo. Saranno veramente tanti pallini. Eccoci qua, bossolo trasparente, potete vedere benissimo lo spazio che rimane. Questa cartuccia sarà chiusa in stellare, quindi lo spazio che è necessario per arrivare a quota chiusura sarà ceduto dal contenitore, che è un contenitore ammortizzato. È realizzata in piombo 5. Se volete mettere una numerazione di piombo più grande, quindi per avere una cartuccia che ci permette di arrivare ancora più lontano sfruttando il peso del pallino e la grammatura del piombo, potete utilizzare il contenitore più basso, quindi un H15, che dovrei anche averlo qua. Eccolo qua. Quindi per mettere la stessa grammatura di pallini più grandi potete utilizzare un H15 o altrimenti un H18, come in questo caso. Allora, spostiamoci alla pressa per chiudere questa cartuccia in stellare ad una quota di 63,7. Eccoci di nuovo insieme con il cartuccione da 46 grammi in piombo 5 da dedicare magari alla caccia al colombaccio come cartuccia da recupero, cartuccia per il long range, per il tiro lungo, essendo ben 46 grammi di piombo 5. Allora, vediamo insieme la bancatura. Vi ricordo, assetto bancato e realizzato, o meglio, realizzato e bancato dal Trobig, come è stato fornito da Alex. Vi ricapitolo prima l'assetto completo: bossolo 1276 con innesco 688, polvere a 0 2,10 g, contenitore Z2M 18, 46 grammi di piombo 5 chiusi in stellare ad una quota di 63,7. Vediamo insieme i valori della prova in canna manometrica. Voi, come al solito, li vedrete nella schermata in video. Vi dico che la polvere a zero è un lotto del 2019, bancatura che è stata fatta quest'anno a marzo del 2022, medie su 5 colpi, partendo proprio dal tempo di canna, che vi dico essere pari a 2867 microsecondi, tempo di canna medio su 5 colpi, mentre la velocità misurata a 2,5 metri dal vivo di volata è pari a 388 metri al secondo, quindi 390 metri al secondo a 2,5 metri dal vivo di volata su canna cilindrica, quindi una bella velocità. Mentre adesso andiamo a vedere la pressione, che è pari, una Pmax media sempre su 5 colpi, pari
a 915 bar. Pressione di tutto rispetto, non vi deve spaventare, essendo che è una cartuccia magnum, sono 46 grammi. È anche performanti, se consideriamo i 390 metri al secondo, 2 metri e mezzo su canna cilindrica. Sarà quindi una cartuccia con una velocità alla bocca ben oltre 400 metri al secondo. È una cartuccia per tutto il discorso che ho fatto prima, che vi invito a provare, vi invito a ricaricarvi, a portarvela dietro, magari sempre nella cartucciera. Così da non farvi trovare impreparati. Cartuccia da avere dietro. Cartuccia long range, cartuccia che permette abbattimenti puliti sulle lunghe distanze, anche su prede resistenti come può essere un colombaccio, un coniglio, una lepre. Quindi cartucce da tenere con voi. Vi raccomando, chi caccia in calibro 12, chi ha un calibro 12 magnum, è bene che porti con sé anche una cartuccia magnum. Così anche per soddisfazione di avere una cartuccia grammata all'interno della vostra cartucciera. Arrivederci al prossimo video, sempre sul Bunker Wild. Ciao!